Ho avuto il piacere di conoscere Nino Caruso in occasione di un viaggio in Argentina a Buenos Aires nel 2012 per un simposio di arte, ceramica e architettura. Furono giornate intense di incontri e riflessioni sullo stato dell'arte ceramica assieme a molti studiosi, ricercatori, architetti, artisti e ceramisti. L'incontro con Caruso fu per me un'opportunità unica per indagare un periodo chiave della storia dell'arte artistica italiana, il secondo dopoguerra, con uno dei veri protagonisti di quel momento. Fu un tempo speciale di cui ancora oggi serve un ricordo magnifico che negli anni successivi mi è risultato di grande aiuto per comprendere situazioni, personaggi e luoghi dell'arte ceramica. Nino Caruso nasce il 19 aprile 1928 a Tripoli, in Libia. Originario di una famiglia siciliana di Comiso emigrata nelle colonie del Nord Africa in cerca di lavoro. Il 10 giugno 1940, mentre era sulla costa adriatica per le vacanze estive nelle colonie di regime, l'Italia entra in guerra e gli fu impedito di tornare in Libia. Per i 7 anni successivi Nino rimase in Italia, prima a Ferrara, poi in Sicilia, dove ultimò gli studi tecnici. Fu solo nel 1947 che riuscì a riunirsi con la famiglia. A Tripoli iniziò a lavorare come tornitore meccanico in uno stabilimento automobilistico, ma nel 1951, insieme ad alcuni amici, fu espulso dalla Libia per la sua attività politica. Tornato in Italia, iniziò a lavorare come assistente di Salvatore Meli, amico d'infanzia e ceramista che aveva aperto uno studio a Roma all'interno di Villa Massimo, dove operavano molti altri artisti: Renato Guttuso, Marino Mazzacurati, Leoncillo, Emilio Greco e tanti altri. Marcello, come here! Hurry up! Roma era la capitale artistica del momento. Ospitava intellettuali, poeti e letterati, artisti e attori provenienti da tutto il mondo. Le cronache dell'epoca raccontano di una grande voglia di riscatto e di partecipazione anche politica attraverso le arti. Caruso capisce che quello è il mondo che vuole frequentare perché sente la chiamata dell'arte e nel 1954 si diplomò in ceramica all'Istituto Statale d'Arte di Roma e nel 1955, pur tra molte difficoltà, avvia uno studio iniziando così la sua carriera di ceramista. Tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, Caruso partecipò a molti concorsi e mostre internazionali, vincendo diversi premi a Faenza, Gubbio, Roma e Praga. Accanto alla grande manualità e curiosità, Caruso sviluppa la passione per l'insegnamento, iniziando ad organizzare corsi di ceramica nel suo studio, nel monastero di San Salvatore in Lauro, nel centro di Roma. Nel 67 infatti fonda il Centro Internazionale di Ceramica, proprio a Roma, attivo fino al 1985. Un progetto avveniristico per l'epoca e antesignano delle contemporanee residenze d'artista. Nel 1970 ottiene la cattedra di progettazione ceramica all'Istituto Statale d'Arte di Roma, sostituendo un maestro assoluto, Leoncillo Leonardi, è un protagonista della scultura ceramica che era prematuramente scomparso proprio nel 1968. Questa attitudine a comunicare la si ritrova anni dopo nelle trasmissioni televisive didattiche di Rai TV, dal titolo Arte della ceramica, e nei tanti manuali da lui scritti e tradotti in molte lingue, veri e propri bestseller tuttora ancora utilizzati in tutto il mondo. Caruso tenne numerosi workshop e simposi riuscendo ad intercettare una necessità: fornire strumenti didattici, divulgativi, contemporanei, immediati per la comprensione del grande mondo della ceramica. Nelle sue numerose partecipazioni internazionali e nelle tante lezioni, soprattutto nelle università statunitensi, ha sempre fornito, attraverso l'esempio e la sua stessa esperienza, una visione inedita, dinamica dell'arte ceramica. Thank you.
I suoi esordi, negli anni 50, sono molto vicini alla poetica del conterraneo Meli. Di quest'ultimo apprezza l'idea dell'archetipo dipinto, tipico della cultura mediterranea. Forme semplici che via via raggiungono la dimensione scultorea, con soluzioni adottate personali, come ad esempio l'inserimento della sabbia di mare, cenere e vetro macinato, per ottenere effetti di superficie arcaici e primitivi. Era la materia che si fondeva nella forma, il suo vero obiettivo. Parallelamente al percorso ceramico, grazie anche a committenze, Caruso dalla fine degli anni 50 inizia a realizzare sculture in ferro. Nel 64 progetta e realizza il monumento alla Resistenza nella città di Pesaro, imponente per forza espressiva, impatto ambientale, impatto visivo e per dimensioni. 35 metri di diametro per un'altezza di 5 metri. La vera rivoluzione del suo lavoro avvenne nel 1965, all'indomani dell'utilizzo del polistirolo, risultato di un'intuizione nata dall'osservazione di un gioco per bambini. Con un semplice filo d'acciaio riscaldato poteva tagliare e modellare con semplicità blocchi di polistirolo, ricavando forme armoniche e modulari che poi riproduceva in serie attraverso stampi per collage. La ceramica entra quindi in dialogo con l'architettura, con lo spazio, il design, e diviene elemento di arredo seriale. E la ricostruzione di intere aree residenziali del secondo dopoguerra forniva molte possibilità di intervento e di sperimentazione. Caruso divenne direttore artistico dell'azienda ceramica La Cava di Cava dei Tirreni e iniziò a sperimentare nuovi decori per la produzione di piastrelle e dal 66 nuovi elementi modulari per l'arredo e i rivestimenti ceramici. Nel 67 collabora con l'architetto Carlo Aimonino, realizzando il complesso rivestimento interno della Chiesa Evangelica di Savona. Fu un progetto considerevole per Caruso, poiché gli mostrò come l'elemento modulare potesse portare ad una infinita varietà di composizioni e donare ai volumi profondità, movimento ed efficaci effetti di luce. La parentesi modulare e più architettonica consentì a Caruso di collaborare con importanti industrie come la Marazzi, Uda, D'Agostino, Shino Toseki, Villeroy & Boch. Installazioni modulari permanenti furono realizzate per la Galerie Les Champs di Parigi, 1968, la Stazione Metropolitana di Marsiglia, 1975, la sede dell'International Car di Latina, 1989, la Piazza del Mercato di Pachino, vicino a Siracusa, 1990, oltre alle committenze giapponesi di seguito elencate. Questo momento, che gli diede molta soddisfazione e visibilità soprattutto all'estero, non gli fece dimenticare la sua vera passione per la scultura. A partire dal 1985 organizzò per varie città italiane una mostra itinerante dal titolo Omaggio agli Etruschi, una riflessione sul passato e nuovamente sullo spazio. Ciò che Caruso apprezzava degli Etruschi era proprio la grande espressività architettonica e i motivi decorativi ripetuti che lui stesso adottò nella sua scultura, ma soprattutto l'utilizzo della terracotta.
Dall'esperienza etrusca alla fine degli anni Ottanta passò ai mitovasi, dai titoli evocativi ed onirici, omaggio al mito, alla classicità e alla forma. La decorazione a rilievo, di prima densa e ricca, si libera per sottolineare la linea sinuosa e il corpo della scultura, evocandone le origini. Agli inizi del 2000 avvia una nuova produzione di feticci, urne, oggetti rituali e spirituali, preziosi e criptici, come forme oniriche che in un certo senso hanno chiuso la sua ricerca e la sua attività artistica. Un ritorno alle sue origini, ad arcaismi antropomorfi, ma anche alle origini dell'uomo e del suo fare. Alla cultura giapponese e alle sue esperienze in Giappone, Caruso dedica un capitolo della sua autobiografia. Caruso rimase incantato dall'eleganza e dalla cortesia giapponesi, nonché dal grande rispetto per la materia ceramica e i ceramisti. Le visite giapponesi iniziarono nel 73 con un secondo premio ad un concorso di Nagoya, presentando una installazione modulare. La committenza per la città di Shigaraki, nel 1991, diede a Caruso una grande visibilità. Gli fu infatti commissionata una scultura per il locale parco pubblico, realizzata in cemento armato, dal titolo emblematico Il vento e le stelle, architetto Shuai Endo, con la collaborazione della galleria Toga Kudo. La mostra di Faenza è un progetto avviato nel 2019 con il MOMAC di Kyoto. Per questo io devo ringraziare Tomohiro Daicho e Tomo Irai per il loro supporto e per aver creato veramente questa mostra itinerante che fu inaugurata nel gennaio del 2020 proprio al MOMAC di Kyoto per poi passare nel marzo del 2020 a Mino. Questa è una mostra importante perché racconta per la prima volta un ricco e poliedrico percorso dall'arte all'architettura al design, dando il dovuto omaggio e rilievo ad un assoluto protagonista del XX secolo. Quello che noi oggi dobbiamo riconoscere a Caruso è la sua assoluta capacità di adattare la ceramica a situazioni differenti, in un cammino sempre coerente, contemporaneo e mai retorico, nel rispetto delle proprie origini, della propria storia e della storia della ceramica. L'arte è un'altra cosa, è una ricerca fino a se stessa, direi, dove tu ti senti libero, che non devi rispondere a nessuna funzione, non so, forse la funzione dello spirito, la funzione della bellezza. C'è una differenza.